Ciao Alex, buongiorno. Buongiorno a tutti. Venerdì 22 maggio 2020. Continua il diario dell'arciere, un diario dell'emergenza Covid-19. Siamo nella fase 2, una fase dove comunque un po' si sta tornando alla normalità, anche se ieri abbiamo visto a Piazza Pulita si sta esagerando. Non tanto per la gente comune, ma tanto per la movida, c'è la gente che, soprattutto ragazzi giovani, qualcuno meno giovane, che praticamente hanno ripreso a fare le cose che facevano prima come se nulla fosse. Avete visto i tavolini sui Navigli, a Milano, Padova, la piazza piena, insomma, c'è una situazione un po' imbarazzante, però, insomma. Da noi in Calabria i contagi continuano a rimanere zero, i guariti aumentano, insomma, la situazione è comunque molto positiva, quindi da questo punto di vista non dovremmo avere preoccupazioni. La preoccupazione è un po' risalire la china economicamente, quindi insomma le difficoltà ci sono e sono tante, quindi è inutile negarsele. Come la difficoltà di portarsi le mascherine e i guanti. Molti abbiamo visto anche a Reggio, cioè, il modo di portare la mascherina tra le più strampalate, chi al collo, chi sul dito della mano, insomma, ne abbiamo fotografate di situazioni un po' dei responsabili. Intanto guardate la spazzatura, poi oggi avremo, guardate la spazzatura come è aumentata qua, questa è una discarica proprio abusiva, una discarica a cielo aperto. Proprio di fronte alla Pinetina Zerbi, guardate, cioè qui non è che è piovuta dal cielo, qualcuno ce la sta portando e continua a portarci, le mosche, la puzza, non vi dico la puzza che c'è, cioè nonostante ci sia il cartello, ah sì, con i dispositivi di protezione individuale, sì, certo il caldo si fa sentire, Alex, sì, si fa sentire anche il caldo sulla spazzatura, che adesso, insomma, dove c'è l'organico, capite bene che si deteriora molto più velocemente, quindi la puzza. Vi stavo dicendo comunque di questa, un po' di questa leggerezza nel portarsi questi dispositivi di protezione individuale, DPI, che poi sono mascherine e guanti alla fin fine. Insomma, c'è un po' una leggerezza nel portarle o comunque sia. Adesso con il caldo giustamente si è più intolleranti, io stesso faccio fatica a respirare, però bisogna pensare che siamo solo nella fase 2 e non ne siamo usciti ancora dal coronavirus. Poi sul fatto che si sia indebolito, non ci sono, da quello che abbiamo comunque recepito da tante trasmissioni televisive, non ci sono dati scientifici, quindi forse in cuor nostro. Buongiorno, è solo un desiderio pensare che il virus si sia indebolito e quindi insomma, si stia allontanando il pericolo da noi, ma invece così non è, bisogna essere prudenti, non allarmisti, però prudenti, quello sì, quindi non bisogna eccedere, bisogna in medio stato virtute, mi sembra che si dicesse. Cioè, nel mezzo sta la verità, insomma, comunque la vita apparentemente, almeno a Reggio Calabria, è ripresa normale. Oggi pomeriggio alle 5 e mezza, appuntamento con il faccia a faccia che avremo con il sindaco Giuseppe Falcomatà, quindi l'arciere. In un faccia a faccia che sicuramente sarà ricco di contenuti, tante le domande, insomma, è il primo cittadino che parla, quindi mi auguro lo seguiate un po' tutti, la sera farà le domande anche alcune vostre, lo potete fare anche in diretta, qualcuno già me ne ha suggerito qualcuno da fare, insomma. I temi sono quelli, poi anzi non ve li anticipo così
vi stuzzico la curiosità e vi costringo, tra virgolette, a collegarvi sul mio profilo Facebook. La diretta sarà lì, come tutte quelle che stiamo facendo del resto. Come vi avevo detto già, adesso sono passati, è passato più di un mese, diciamo la web TV dell'Arcere si è strutturata, ha già un piccolo palinsesto, molto piccolo perché tre sono i format, uno è faccia a faccia, quello semplice, il più semplice, ogni volta, ogni giorno un ospite, e il faccia a faccia è domanda e risposta su un argomento scelto o comunque che caratterizza l'ospite che abbiamo online. Poi l'approfondimento settimanale con il paradosso, con il paradosso dell'arciere, l'appuntamento di approfondimento, vi dicevo che di solito facciamo il giovedì alle 18:30, per cui lì ci saranno 5-6 ospiti su un tema di attualità, di cronaca o di politica e lo approfondiremo. C'è il fine settimana con De Visu. De Visu è un programma che prevede la partecipazione di chiunque, cioè chiunque di voi può partecipare, tanto renderò libero il link, un link che consentirà semplicemente copiando e incollandolo sul vostro browser di navigazione, vi consentirà di collegarvi tramite la webcam, se avete un portatile o un cellulare, insomma vi potete collegare in video e intervenire. Quindi questo è già domani parleremo, il tema scelto, siccome ricorre il 28º anniversario della morte di Giovanni Falcone, quindi il tema sarà un po' dedicata alla figura di Falcone, per cui chi ha intenzione di dire la sua o mandare un messaggio o comunque di interloquire parlando di mafia o comunque di Giovanni Falcone lo può fare, quindi un modo per onorare la sua memoria. Quindi poi è chiaro, vi collegate, potete stare anche 5 minuti, dite la vostra e uscire, un minuto dite la vostra e uscite, oppure partecipare a tutto il dibattito, discutere tra di voi. Questa è l'idea e si fa tutti i sabati e le domeniche, per cui questo è il piccolo palinsesto. Di più al momento non possiamo fare, oltre che darvi poi in tempo reale quelle che sono le notizie dalla on the road, dal territorio. Ieri abbiamo seguito l'assemblea dei sindaci della città metropolitana, poi la conferenza stampa, abbiamo seguito insomma quella che è stata la reazione all'ordinanza del presidente della regione Calabria, Jole Santelli, riguardo la questione spinosa, anzi spinosissima dei rifiuti. Alla fine la mattina tutti i sindaci hanno dibattuto, c'erano presenti 32 sindaci dell'area della città metropolitana, dopodiché un gruppo, fra i quali abbiamo riconosciuto anche, oltre al sindaco della città metropolitana Giuseppe Falcomatà, anche Pierpaolo Zavettieri e altri, sono andati a Catanzaro dove non c'era né la Santelli né tantomeno Sergio De Caprio, capitano ultimo, però hanno parlato un po' con i tecnici per cercare di aggiustare un'ordinanza che diversamente diventa inapplicabile. Questo era il tema. Magari poi questo pomeriggio col sindaco, così di striscio, parleremo anche di questo. Quindi 17:30 appuntamento con il sindaco Giuseppe Falcomatà. Cos'altro? Ecco, vi ho scritto una riflessione, quella che è di Luigi Pirandello, non è la mia. Cioè, insomma, per capire la mia vita dovresti metterti le mie scarpe, provare le mie gioie, i miei dolori e capire poi se è stata o non è stata. Cioè, non si fermano, al passo sulle strisce non si fermano, quello non si è manco fermato. Attenzione, attenzione, però attraverso Io attraverso, attenzione. ma attraverso, ma cioè voglio dire, non è che. Devono Non guard... attraversare, devono guardare lo so, ma devono guardare loro. Cioè qui non si ferma nessuno.
capito, io faccio il mio mestiere, non è che... Cioè, sulle strisce pedonali è clamoroso, non si ferma nessuno, passi dalle strisce pedonali, ti ignorano, anzi accelerano, ti sfiorano anche. Cioè, è veramente una cosa incredibile. È una cosa indegna per una città civile, insomma. Poi io non è che guardo il telefono non lo guardo neanche, guardo la strada. Vabbè, comunque. Vabbè, appuntamento a questo pomeriggio e buona giornata.